Ciao a tutti! Dopo tantissimo tempo sono tornata con un aggiornamento della mia stanza. Eh, dato che eh, negli ultimi vlog avete visto appunto alcuni cambiamenti che ho portato e quindi eh, mi avete chiesto tutti quanti faccio un aggiornamento della vostra stanza, un room tour, un room tour, un tour e alla fine ho deciso di girarvelo eh, la mia stanza principalmente è sempre uguale ho fatto appunto soltanto alcune modifiche fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente giù nei commenti io vi lascio al video e ci vediamo dopo allora allora, quindi diciamo che una volta entrata in stanza la panoramica generale è questa qui e adesso vediamo un po' più velocemente nel dettaglio magari i vari punti. Allora, lasciandoci la porta alle spalle. Abbiamo le mie scarpe, bene. Abbiamo questo quadro qui che in realtà è una stampa che mi è stata mandata da un sito ma non ricordo quale. E niente, questa citazione. Mi, mi circondo di frasi, diciamo, motivazionali per motivarmi, poi vabbè non faccio niente di quello che dicono, però ok. E insomma mi piace molto. Poi lì ho una foto di me a Ponza e un'altra foto di me a Ponza nel lontano 2011 condizionatore e la sciarpetta del concerto di Tiziano Ferro del 2015. Due foto di quando ero piccola e lì sono con mamma e lì ci sono io tipo versione confettino rosa e poi c'è questo angioletto qui che eh, vabbè ha il mio nome. Sotto ci sono alcune foto. Qui ci sono io al concerto di Renato Zaro con mamma e qui alcune delle mie foto, qui ci sono io con Oliver e quella sono io a Londra. E poi qui ho messo un'altra eh, frase ops, motivazionale, Believe in Yourself, sopra la lista delle cose da fare, barra comprare. Qui vabbè ci sono varie dediche, eh, ok? E eh, tipo in questo caso devo comprare l'amplificatore del wifi, eh, la nuova um, SD. E alcune attrezzature per la GoPro, varie visite da fare, eccetera. E poi ogni volta che le faccio le spunto, le marco fatte. Diciamo così. Proseguendo, qui abbiamo vabbè, la famosissima Alex di Ikea, dove tengo tutti i miei trucchi. E nei due cassetti finali ho uh, cose di cartoleria: diciamo così, quindi penne, block notes e altro. Qui c'è questa bella lampada. Che mi è stata mandata sempre da un sito e io la uso sempre in questa modalità. Che praticamente una volta al buio, vediamo se riesco a farvelo vedere, ok. Proietta tutte eh, le luci nella stanza, a me piace veramente tantissimo, è molto molto rilassante, è veramente molto bella. Poi, io adoro le luci calde. Poi qui abbiamo i miei pennelli, che sono anni ormai che tengo in queste vaschette per gelato che presi da Maurice. Qui alcuni gingillini come li chiamo io. E poi qui abbiamo questo filo di eh, lucine fatte a molletta che appunto si possono accendere senza che ve le accendo, dai. Ricordatevele così, cioè immaginatevele accese. E ci sono alcune foto, altre le ho tolte perché mm, 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 c'era il mio tesoro E qui c'è un'altra bacheca con eh, foto varie, questi sono i miei nonni il giorno del loro matrimonio. Poi c'è il biglietto del, eh, dello spettacolo di Enrico Brignano di Capodanno dell'anno scorso che ci sono stata con Arianna e siamo riusciti a farcelo autografare. E questo è uno dei pezzi nuovi arrivati in camera. Questa è un uh, vanity table di IKEA e mi piace molto perché è molto piccolina e comunque rimane sempre un po' Come scrivania, perché eh, l'altra toilette eh, toiletta credo che si dica di che è bellissima con lo specchio. Io la vedo un po' più da camera da letto, insomma, non, non, non stava molto nello stile della mia stanza. E questa è molto bella perché qui avete lo specchio. Io, tra l'altro, con la vestaglietta di file, ok. e qui ho messo cose varie, insomma, per ehm, struccarmi, la pulizia del viso, eccetera. Poi, se vi interessa, magari vi faccio un video apposito sulla eh, la, 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 Makeup Collection e altro. E poi qui abbiamo un altro cassettino dove tengo: eh, ecco, il fotore degli occhiali, pennarelli per la lavagnetta, agendine varie. Qui c'è questa tazza. Uh, che ha tantissimi anni Me l'ha regalata mia cugina Francesca Che uso per portare per le penne Così ne varie Tanti gatti nella mia stanza Questo porta chiavi che mi ha regalato Arianna L'anno scorso Troppo carino E poi vabbè la lampada E qua sotto ho questa piccola cassettiera Dove praticamente tengo tutte le cose Tutta l'attrezzatura uh, Per uh, i video e, e via dicendo Alzandoci abbiamo eh, la foto, una foto del mio diciottesimo <ride> compleanno un'altra foto mia, una foto di quando ero piccola questo puzzle che ho fatto tutto io erano tipo più di 1500 pezzi e l'ho montato uno ad uno praticamente ricordandomi un po' quanto il lavoro sodo possa poi portare a dei bellissimi risultati vabbè <ride> sciarpetta del concerto di Renato Zero io da piccola che sembra un po' Marilyn Monroe. Io da piccola che sembra un po' una Mortadella. L'orologio di Topolino che ce l'ho da quando sono piccola. Io il concerto di Renato Zero. Poi qui c'è questo altro aforisma motivazionale. Do something amazing. Il calendario che sembra stupido ma mi aiuta parecchio. Un'altra frase motivazionale. Critice: se già a metà dell'opera, regalatami dal mio papà. Io da piccola vestita da Melania di Via Colpetto, e questo è un quadretto che era a casa di mia nonna Lisetta e l'ho voluto mettere in stanza. Eh, quelle cose un po' trasce che andavano nei primi anni 2000, ovvero queste, tipo, questi quadretti con il significato del tuo nome. Un quadro degli Avengers al quale però tengo parecchio Non tanto perché è un quadro degli Avengers Ma perché è la prima cosa in assoluto comprata con i miei primi soldi guadagnati <ride> Quindi ci tengo un sacco E poi ho questo quadro con tutte le foto di, quando, cioè di me, di Federica Praticamente da quando eravamo piccole fino a quando siamo cresciute Che mi aveva regalato al compleanno dei vent'anni E poi qui ho messo Oliver perché lui cioè, è, è chiaramente Oliver. Qui c'è uh, il nuovo, cioè, sì, vabbè, anzi la nuova scrivania, uh, presa sempre da Ikea, non ricordo il nome, però se vi interessa ve lo dico magari giù nell'info box, e anche la sedia è di Ikea, questa scrivania mi piace molto perché comunque è essenziale, però come vedete ha anche un bel cassetto, insomma... Devo dire che per il casermone, come lo chiamo io, così grande ci sta piuttosto bene il mio tappetino per il mouse, tastiera, occhiali, GoPro, cellulare e questo qui è il lettore CD e DVD perché non era incluso in questa versione del Mac. Il secchio. Attenzione, importantissimo. Poi qui abbiamo questa colonnina con sopra vabbè, la vecchia xbox 360 che devo prendere imballare e portare il gel box televisione che non accendo quasi mai sono sincera e poi eh, qui abbiamo vabbè, due foto mie le mie scarpine del battesimo squishy piantine varie fatte dalla mia mamma e in queste due scatole ho tutti gli squishy e eh, le cover eh, per, eh, per l'iPhone poi passiamo alla storica libreria che ho da quando sono piccola. Che è gigantesca, però mi aiuta tantissimo perché contiene veramente tante, tante, tante cose. Qui sotto, senza che vi apro, ci sono cioè, cose varie, anche cose di mia mamma, candelini. Qui ho, ho risistemato tutto il reparto gioielli ed accessori. Se vi può interessare, vi faccio un video. Questo è un disegno che mi ha fatto Arianna, dove ci siamo praticamente io e lei. Il Cuore dell'oceano che mi ha dato direttamente: cioè di caprio, sappiatelo. Qui abbiamo il reparto Harry Potter e la New Entry è la burro birra. Guardate che carina, qui ci sono tutti i eh, miei fumetti Disney di Paperino, che adoro, e infatti, qui ho messo alcune eh, figure di, del mondo, insomma, Paperino, lì c'è una mia foto. Salendo, abbiamo alcune vecchie videocassette dei miei cartoni preferiti di quando ero piccola. Due foto mie, altri giornaletti vari: sapete, sono una pazza, proprio ossessionata dai per i giornaletti di Dopolino. E eh, questa action figure di Totti me l'ha eh, regalata Domiziano. <ride> e poi qui c'è una foto con me e nonna Lisetta e due fiorellini per lei e poi tutto il reparto dei fumetti Marvel qua su con il reparto Minion diciamo che questa è una parte che non ho cambiato perché stare a cambiare tutto sinceramente non ho voglia punto prima o poi ad andarmene di casa e quindi resterà così qui ci sono queste due colonnine che in realtà sono due porta eh, DVD ma che io eh, utilizzo eh, sia appunto come porta DVD, qui ho tutti i miei cartoni Disney e non, anche altri filmetti insomma qui ci sono alcuni giochi dell'Xbox che finiranno giù nel garage insieme all'Xbox due action figure, cioè no, due pop anzi, di Game of Thrones. una bellissima tazza di Stranger Things Paperino, libri di Fabio Volo che finiranno al box perché Fabio Volo, dopo le dichiarazioni fatte su Ariana Grande, può anche finire nel box. E poi qui c'è una sediolina d'ondolo che ho da quando sono piccolissima e ovviamente ci sono super affezionata e la utilizzo praticamente come eh, portapanni, se così si può dire, portavestiti. Ci metto sempre i vestiti che vado a mettere il giorno dopo. Quindi domani metterò i miei nuovi stivaletti super bellissimi. Rock, con jeggings e maglioncino nero, la tenda che mi piace molto perché eh, copre, però fa entrare anche un sacco di luce perché, appunto, è tipo trasparente e poi ha la stessa fantasia. Del um, seggiolino a dondolo, perché mia mamma le ha comprate insieme e mi ha rifoderato insomma anche la seggiolina a dondolo, poi qui c'è la mia ring light che tengo qui e alcuni libri tra i quali anche tutti i uh, One Piece, altre scatole dove tengo sempre tipo cover, eh, gli occhiali da sole. Queste scatole mi, ha, mi ver veramente aiutano tantissimo. Poi qui c'è una caricatura di me, mia mamma e mio papà. Troppo simpatica Questo è tutto il mio armadio a ponte Se vi interessa vi faccio vedere Come ho organizzato dentro Tutti i miei vestiti, le borse e via dicendo Il letto Che è un divano letto ovviamente Strapieno di cuscini E peluche Le new entry sono questi due Il paperotto e la gallinella Che hanno un significato molto speciale per me E poi qui C'è un'altra frase motivazionale When you dream, dream big Ma io mi prendo l'Oxanax e quindi non sogno proprio Il problema non si pone E qui c'è questo quadretto con la Torre Eiffel E poi non so se avete visto Ma sparse per tutta la stanza ci sono queste stelline qui fluorescenti molto 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 carine Qui ci sono vari pupazzi Di quando ero piccola E dei quali non intendo assolutamente separarmi Qui c'è tutta la parte Winnie Pooh Vedete come sono carini poi lì, vabbè, c'è Marilyn che veglia su di me e questo appunto è il letto. Qui c'è una vetrina, però, insomma, tutte cose che magari vi faccio vedere nel dettaglio se volete un tour dell'armadio. Altra parte dell'armadio: lì c'è la corona di quando mi sono laureata, e in questa colonina che è sempre come quella dei DVD, ci sono vari insomma. Ehm, io li chiamo coccetti, però in realtà sono appunto pupazzini, pupazzetti, eh, souvenir di quando andavamo in vacanza, quando ero un po' più piccolina, questi li avevo presi a Berlino al campo scuola, insomma. Sono appunto souvenir e tornando, quindi qui alla porta ho oh, questo attaccapanni dove eh, tengo i giacchetti che praticamente utilizzo di più e eh, più frequentemente. E poi mia mamma mi ha studiato: quell'ingegnere di mia mamma ha studiato questo metodo. Ha fatto una, eh, una cinta con attaccato questo gancio dove io appendo la borsa. Ditemi se non è un genio mia mamma. E qui poi attaccata alla maniglia. Vabbè, ci sono cose veramente di quando ero molto piccola. Cioè, questo eh, cosino a sonagli. Ce l'ho da veramente quando avevo 4 o 5 anni. Me l'ha portato mio papà. L'occhio contro il malocchio. Perché ti prego, aiutami, non ce la faccio più a vivere questa vita. Aiutami tu. E poi, vabbè, cose varie. Questi portachiavi che avevo preso a Parigi e via dicendo. E l'ultima cosa che vi voglio far vedere è quest'altra aforisma. Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Albus Dumbledore Ovvero la felicità può essere trovata Anche nei momenti più bui Se soltanto qualcuno si ricorda Di accendere la luce E io l'ho messa sopra la luce <ride> cioè, Ditemi se non è geniale L'avevo preso su ebay Questo sticker Da muro E niente a me sembra veramente di avervi fatto vedere tutto Spero di non essermi dimenticata Di nulla e quindi il video room tour aggiornato finisce qui bene allora quindi questo era il mio room tour aggiornato fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se lo trovate migliore rispetto al room tour precedente che se mi ricordo vi linko qua su altrimenti lo trovate comunque nel mio canale, io vi ricordo come sempre che vi stramo follemente e vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!